Benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo mukbang e benvenuti anche in un nuovo video in cui rispondo alle vostre domande. Vi ho chiesto ieri e anche oggi di lasciarmi le domande che poi rispondevo in un video mukbang senza dirvi cosa, ma ho deciso di farlo con la pizzarima perché a parte che ne avevo voglia e poi ne ho approfittato anche e ho detto vabbè sicuramente così faccio anche un pranzo. Oggi ho registrato tantissimi video, è stata una giornata piena, quindi infatti sono le 2:30, adesso mi sto fermando proprio mentalmente. Quindi per dirvi, questa pizza, vabbè, avete visto già la foto sopra oppure la starete già vedendo, non lo so quando ve la metterò la clip, ma è spettacolare. L'ho farcita con del semplice pomodoro e ho la mozzarella light. Ovviamente la pizzarima la trovate sul sito di Your Supplement e sapete che per ogni acquisto avete il mio codice sconto. A me piace tantissimo come pizza, infatti vi ho fatto anche svariati video, ma prima di iniziare a provare la pizza devo bere e oggi andiamo a provare, sapete che mi piace anche provare queste bevande un po' diverse dal solito ed è la bevanda della Grenade Energy, natural caffeina, vabbè, caffeine, zero sugar, vitamina, eccetera, BCA, eccola qui, anche questa la trovate sul supplement, ma andiamo ad assaggiarla. Sì, ho sempre un problema con le lattine. Ok, ha la consistenza un po' della Sprite, a parte sembra acqua. Si ha dei agrumi, ma in particolare melone, sa di melone. Mi piace tantissimo. È super particolare. Infatti, sì, raga, sembra melone. Adoro. Allora, pizza, ovviamente andiamo a tagliare la pizza. Proviamo qui. Però, raga, per essere una mozzarella light, caccio un bel po' di sughetto, cioè di latte. Assaggiamo, anche se io già so che è buona. Eccola qui. Troppo buona, mi piace tantissimo. Allora, questi sono due tovaglioli, va bene. Allora, ovviamente andiamo a riprendere le domande. Beviamo un attimo. Questa ragazza che si chiama Giulia, penso Giulia, un bacione. Cosa pensi di abbia insegnato questo periodo? Anche se è molto buio per tutti. Allora, raga, questo periodo di quarantena penso che ci resterà per sempre nel cuore, perché comunque pensate che quasi metà anno è volato così. Non si sa quando ne usciremo proprio effettivamente, ma fin quando non si troverà un vaccino non si tornerà alla normalità. Io penso che questo periodo, un po' come a tutti, ci insegnerà di apprezzare ancora di più la nostra vita. Io apprezzerò ancora di più la mia vita, anche già prima l'apprezzavo, però ci stanno quei momenti in cui, non lo so, sei sempre infelice, è come se qualsiasi cosa che fai la fai sempre sbagliata. Invece no, raga, dobbiamo credere di più in noi stessi e lavorare anche di più su noi stessi e di cercare di stare quanto è più possibile anche in famiglia, fare sempre, non dico fare sempre ciò che vogliamo, ma ovviamente sempre nel limite, ma di esprimere sempre il nostro pensiero, se vogliamo dire una cosa la dobbiamo dire, se vogliamo fare una cosa la dobbiamo fare, perché poi può succedere di nuovo, io spero no, però siamo sotto al cielo e può succedere di tutto. Seconda domanda da Leo. Un giorno provi a fare le barrette proteiche fatte in casa? Sì, raga, ci proverò.
Chissà cosa ne usciranno, ma vabbè. Quindi un bacio anche a te, Ilaria, un bacione. Come hai trovato le tue abitudini alimentari? Segui più o meno uno schema o delle calorie limitate? O delle calorie, vabbè, penso limitate. Sì. Allora, io seguo una dieta flessibile, quindi non ho un'alimentazione limitata, ovviamente sempre nel limite, cioè, dipende da come vedete i limiti. Fare un'alimentazione comunque diciamo limitata, però anche concedersi degli sfizi, non, raga, non succede niente, un pasto libero. Poi. Come la stessa cosa, la risposta segue più o meno uno schema mio, cioè nel senso non mi faccio uno schema come tipo, ok, oggi mi devo già, tipo oggi mi mangio questo, questo, domani c'è, cioè, già so che lunedì quello che mi vado a mangiare è venerdì. Se tu intendi questo come schema, tipo quando vai dal nutrizionista e ti fa lo schema, lunedì ti mangi quello, martedì ti mangi quello, mercoledì, no raga, no, così no. No, 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 cioè, diciamo che non direi proprio delle calorie limitate. Io nel senso che ci sono, vabbè, le varie fasi, massa, definizione, mantenimento, quindi oscillo così, oppure ci sono giorni in cui ho le calorie un po' più basse, giorni un po' più alte, dipende sempre dalla mia, dal mio stile di vita e anche quello lì della settimana, il mio fabbisogno. Mi giostro un po' così, come vi ho sempre spiegato pure quando vado a fare uno sgarro, comunque mi giostro un po' con le calorie della settimana. C'è sempre questo calcolo qui. Poi, Sara, un bacione anche a te. Ti senti cambiata durante questa quarantena? Raga, cambiata sinceramente no. Forse mi collega un po' al discorso di prima. Apprezzeremo di più anche le piccole cose, però proprio cambiata, cambiata no. Perché, raga, io penso che, faccio un esempio, no? Cambiata se tu intendi caratterialmente, se una persona è cattiva, diciamo così, oh, non può diventare buona in una quarantena, per farvi un esempio. Quindi io la penso così, no, cambiata proprio no, perché quella che ero, quella so, cioè non sono cambiata, sono sempre io, sono sempre Giulia la pazza. Però che mi ha insegnato e che mi ha lasciato qualcosa, sì. Dalila, un bacione. Penso che ti si le chiama così il tuo nome, scusami se ho sbagliato. Quali sono le proteine di Bulk Powders più buone secondo te? Allora, mangio e ti rispondo. Io di solito acquisto le isolate per il post workout e quindi tendo, a volte vabbè, le utilizzo anche nello yogurt, non è questo il problema, non succede niente, però a volte prediligo anche le whey normali, no, isolate, per tipo gli spuntini oppure distanti dagli allenamenti oppure a colazione. Di solito Bulk Powders non fa gli stessi gusti delle whey delle isolate. Infatti io ultimamente ho provato, vabbè, l'isolate gusto torta di compleanno, mamma mia raga, troppo buono quel gusto, mi piace tantissimo, insieme a pesche e crema per me sono i gusti che ho provato per il momento più buoni, mi piacciono tantissimo, infatti quando a volte me lo dite io ve li consiglio sempre. Poi c'è tiramisù, che ce l'ho ancora, però quello fa parte delle whey, non so se c'è anche isolato, e infine cookies and cream. Che rapporti hai con i tuoi compagni di scuola? Un buon rapporto, raga, non mi posso lamentare.
Allora, checca, un bacione. Nell'allenare le gambe ho glutei? Sì, raga. Le alleno. Solo che volte ogni tanto nelle storie, cioè, i workout che vi registro, che vi faccio vedere mentre mi sto allenando così, alleno sempre la parte superiore. Perché non significa che in quarantena non sto allenando la parte inferiore. Però trovo più semplice in quarantena con i pesi che ho, quindi con i mezzi che ho in questo momento, di allenare la parte superiore, perché vado un po' in difficoltà per la parte inferiore. Per quale motivo? Se faccio alcuni esercizi tipo gli affondi, che di solito in quarantena oppure con i mezzi che ho io solo con i manubri vanno benissimo, ma io che quando faccio quegli esercizi sto una giornata con il ginocchio che mi fa male tantissimo. Cioè, raga, io faccio squat, faccio stacco, ma non mi fa male il ginocchio. Ma quando faccio affondo oppure un altro che adesso non mi viene, raga, io soffro tantissimo con il ginocchio, quindi devo limitare. E infatti pure devo prendere, quando riaprirà tutto, il ginocchiere, anche la cintura, perché poi vabbè vi dirò anche perché, ma va bene sempre, cioè anche in palestra lo usavo, ma non le ginocchiere. O ginocchiera, no, ginocchiere. Quindi le alleno, ma faccio sempre pochi esercizi, perché poi raga, io ho pensato che ho 20 kg e trovandomi 20 kg, pure fare uno stacco con 20 kg è un po' una scocciatura dopo un po', perché si senti lavorare, però poco, devi fare un botto di sede per trovarti uccisa proprio, però si fa quel che si può poco. Quando si ritorna in palestra, si ritorna a spingere. Andiamo avanti. Quale parte del tuo corpo ti piace di più e quale di meno? Un bacione anche a te, Summer. Vabbè. Allora, mi piace di più del mio corpo ovviamente la parte superiore, e penso che questa cosa si è capita, e di meno, diciamo, io la parte inferiore. Ovviamente c'è tanto da lavorare pure nella parte inferiore, e infatti il mio prossimo, cioè, no, obiettivo, però quando riapriranno le palestre mi concentrerò ancora di più sulla parte inferiore. Poi, vabbè, non riesco a pronunciare, ma non è un nome. Ti mando un bacio anche a te. Chili di squat, panca e stacco. I miei amori, che non vedo l'ora di rifare. Allora, panca 50 kg. I miei bellissimi 50 kg. Piange, piange, Giulia, piange. Poi, stacco, ero arrivata quasi a 100 kg. Stavo a 95. Stavo prossima, proprio mi mancava poco per i 100. Poi, scusatemi, squat 80 kg. Piango. Comunque io non mi sento più le gambe, perché ce le ho. Pensate che c'ho nella stessa posizione da più di un quarto d'ora e non me le sento proprio più. Cioè, se mi cade qualcosa sopra non sento niente, perché ce le ho incrociate. Un altro nome che non so pronunciare, ma un bacione. Avevi dei piani previsti per l'estate prima di... Avevi dei piani? Piani previsti per l'estate prima di questa situazione? Sì. Aspettate, raga. Sì, io volevo, a parte dopo la maturità, volevo comunque iniziare a lavorare. No. Ma penso che, non so come finirà quest'anno, ma penso che questa idea sarà molto lontana, non per voglia mia, ma perché per la crisi che stiamo vivendo è un po' difficile, anche che poi io spero che mi sto sbagliando, che comunque aziende o attività commerciali assumono comunque altro personale, poi dipende, vediamo un po'.
Cosa farai dopo aver finito le superiori? Ovviamente al lavoro, se questa cosa permetta. Fede, che pure lei ha un canale su YouTube, un bacione. Perché ha deciso YouTube e non altre piattaforme? Un bacione giù. Sinceramente non c'è una motivazione che comunque per me il social che più tipo si faceva video di intrattenimento era YouTube e quindi una piattaforma e quindi ho deciso di iniziare su YouTube. Poi ci sta, vedi sempre video e dici no, vabbè, ma che faccio? Mo inizio pure io, poi come va, va. Ops. Allora, beviamo. Che scuola superiore hai fatto? O che stai facendo? Ma allora, fosse di già, avevo finito. Allora, sto facendo una scuola professionale con indirizzo commerciale. Allora, vado a prendere anche le altre, eccole qui. Sì, Giulia, forse devi accendere la 3G. Ok, eccole qui le altre domande. Morena, un bacione. Qual è per te la parte più difficile da allenarti, da allenare a casa? Io ho spesso problemi di concentrazione. Ok. Già l'ho detto, però la ridico la parte inferiore. Vabbè, è normale che hai problemi di concentrazione perché stai a casa, ti distrai facilmente, anche a me capita. Invece quando vai in palestra, in un luogo, sai che devi fare quello, ti concentri e sei a posto poi. Se uno ha una home gym a casa, allora vabbè, stiamo la stessa cosa stiamo lì con la palestra, però quando si ha poco è normale che c'è poca concentrazione, che ci sono giorni in cui dici no, non ho proprio voglia di allenarmi e non ti alleni, quindi è normale. Morena, il tuo dolce dessert preferito in assoluto? Allora, io amo che sarebbe un dolce, un dessert, non lo so come nominarlo, ma io amo il pasticciotto. Per me è l'amore mio, so che c'è anche a pistacchio e quindi io devo assolutamente provarlo. Adoro il pasticciotto, raga, io lo amo e forse se ci penso adesso, visto che l'ho nominata stamattina, la crostata, io amo la crostata. Amo un po' i dolci fatti in casa. Sempre Fede, un bacione. Cosa ti ha spinto a condividere tutto? La passione. Se hai passione ti viene spontaneo, cioè ti viene una cosa spontanea. A condividere tutto di te. Ovviamente lasci sempre un po' di vita privata, fuori dai social, uno sceglie cosa portare, però io sono sempre dell'idea che anche se una persona sceglie quello che deve portare, quello che vuole portare, deve sempre portare quella parte con una sincerità e deve sempre farsi, cioè deve sempre far vedere se stessa. È inutile crearsi maschere, è inutile, perché voi che mi seguite, io che seguo altre persone, ce ne accorgiamo subito, mi metto anche io dentro perché anche io guardo i video. Sofia, un bacione tesoro. Sei stupenda, lo sai, grazie mille, anche tu sei bellissima. Una domanda barra curiosità.
Le farine aromatizzate, se consumate, spesso possono portare a problemi intestinali. Allora, guarda, ci sono pareri discordanti su questa cosa. C'è chi dice che a lungo andare porta problemi intestinali e c'è chi dice invece che va bene, che fa bene. Infatti, io so che l'avena, fa bene anche ad andare in bagno, parliamo proprio tatà. Quindi non lo so effettivamente perché ci sono chi dice sì e chi dice no, quindi mettiamoci nel mezzo e siamo a posto. Se ci succede una cosa del genere, vediamo un po' da cosa è dovuto. Non lo so, ragazzi, sincera, perché anche io mi sono andata un po' ad informare in passato, ma non portava niente di che, portava chi sì e chi no. E io dico, e mo'? Checca, un bacione. Pensi di rimanere a Napoli o di trasferirti per gli studi dopo il liceo? No. Cioè, nel senso, no, se farò un giorno un trasferimento dalla mia bella Napoli, non lo so, cioè, ragazzi, siamo sotto al cielo, quindi può anche io adesso, non lo so, se questa cosa potrà succedere, se il lavoro mi porterà lontano dalla mia famiglia, non lo so, però sicuramente per gli studi, no. Francesco, un bacione. Come stai in questo periodo? PS, mi saluti, ovvio, già fatto. In questo periodo della gamba, lo dico proprio sinceramente, penso tutte le persone che devono fare con me la maturità, sto un po' stressata. Cioè, i pensieri sono tanti, fino a ieri, infatti nel video stavo proprio nera, nera. Poi oggi abbiamo parlato con la professoressa e ci ha tranquillizzato tantissimo, ci ha tranquillizzati tantissimo e già so come devo fare, già sapevo prima, però adesso mi sento molto più rilassata e con la voglia di fare tanto e di prendermi un bel voto alla maturità. So che posso aspirare in alto, quindi voglio prendere tutto perché mi voglio impegnare non al 100% ma al 101% perché sarà l'ultimo esame scolastico che farò e lo devo fare in presenza, lo devo fare con tutto quello che sta succedendo, ma lo voglio fare bene. Ormai si sa, io seguo la pagina No Maturità, o no, sì, No Maturità 2020, però io penso che questa lotta, per quanto veramente i ragazzi si sono impegnati tanto, che ha fondato la pagina, per quanto si sono impegnati tanto, hanno fatto veramente un lavoro assurdo, però penso che non ce la possiamo fare. Quindi, meglio che ci mettiamo sotto, ci prendiamo il meglio di noi e arrivederci. Allora, com'è nata la passione per il fitness o sport? Allora, all'inizio non è stato una passione. All'inizio è stato uno stile di vita sbagliato, proprio malato. Quindi non la chiamerei passione, ma stile di vita malato. Per poi amare. Poi ho iniziato ad amarmi, ho iniziato ad amare tutto quello che facevo. Grazie al vostro, comunque, anche al vostro sostegno. Sono rinata e ho ritrovato nella palestra proprio il mio amore, l'altra mia metà. Che per il momento non è occupata da nessuno, ma per il momento è occupata da lei e ci resterà per un bel po' perché veramente spesso, tipo io mi capitava che nell'ultimo periodo restavo in palestra 2 ore, 2 ore e mezza e mia mamma non mi credeva. Fa, ma è possibile essere stata in palestra? Te lo giuro, ma sono stata in palestra! Perché proprio è una cosa che non molti possono capire, ma chi si allena e si allena con il cuore. Sa che cioè, mi volavano le ore e io dicevo, oddio, ma me ne devo andare. Sono stata un po' troppo, ma non me ne accorgevo e da lì capisci che proprio amore per questo sport e la passione. Bello, veramente bello, bello, bello. Mi piace superare i miei limiti, mi piace, se una cosa non ci riesco, di riprovarci fino a quando poi non ci riesco, di portare dentro di me delle piccole soddisfazioni. Bello, 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 bello. Giulia Only Love, che è la mia fanpage di una ragazza e ti adoro. Negozio di abbigliamento preferito? Penso un po' Bershka, Stradivarius, questi negozi qua, io li amo.
Caterina, un bacione. Vorresti dei figli da grande? Come li chiameresti? Sì, raga. Questo però la mia anima gemella. Sì. Allora. Per la bambina mi piace tantissimo il nome Noemi. Infatti mia cugina si chiama Noemi e ogni volta che la chiamo, cioè, io me ne innamoro perché amo il nome Noemi. Il maschio non lo so, Francesco, questi nomi qua. Non saprei proprio per il maschio. Per la femmina sì, ma per il maschio no. Ultima domanda. Riesci a non essere ossessionata dalla bilancia o un bacione? Non so quale delle due intendi, se quella da cucina o quella per pesarti. No, raga, io non sono ossessionata dalla bilancia. Chi mi segue, vabbè, lo sa. Non faccio affidamento alla bilancia, preferisco guardarmi allo specchio. Perché se pure vi trovate un chilo in più, non sapete se è dovuto al gonfiore, non sapete se è massa muscolare, non sapete. O un chilo in meno, un chilo in più, ho detto. Non sapete se è massa muscolare, se è massa grassa, massa magra, non si sa. Quindi è inutile anche soffermarsi sulla bilancia. Io preferisco, vabbè, ci sono ogni tanto anche io mi peso, ma preferisco sempre guardarmi allo specchio. Per quanto riguarda se ti guardi alla bilancia da cucina, sinceramente non è ossessione, ma fa parte di me. Cioè io non mi pesa perché se. Tipo ci sta che a volte dico, vabbè, oggi non voglio contare i macros, non voglio pesare niente, quindi prendo in un peso, quindi non è diventata proprio un'ossessione, ma se ne ho voglia faccio, se no. Ormai è diventata talmente un'abitudine, raga, che non è che ogni cosa che mangio la peso le verdure, peso quello, no. Però non mi fa un problema, cioè non mi faccio più problemi della bilancia, non è un'ossessione, ma è un'abitudine. Rieccomi, scusatemi, ma quando avevo finito mi sono alzata per spegnere la videocamera e già si era spenta perché praticamente quando questa videocamera arriva a 29 minuti si spegne, però non me l'avvisa, non fa nessun rumore quando si spegne, quindi io non riuscivo, non capivo, infatti non riuscivo a vedere, cioè non riuscivo a capire quanto tempo io. Comunque già stavo se mi avanzava un po' di minuti. Fortunatamente avevo anche finito quasi la pizza, infatti il pezzetto ovviamente l'ho mangiato e mi mancavano giusto due domande da rispondere, quindi vi rispondo adesso, cioè mancava quasi, mancava se no 2 minuti, ma neanche proprio esagerato, perché le domande da rispondere sono: sei fidanzata? No. E la cosa che ti è mancata di più durante la quarantena, un bacio. Serena, un bacio anche a te. La cosa che mi è mancata di più in questa quarantena, ovviamente, i miei affetti, la mia migliore amica, la mia famiglia, come famiglia non intendo il nucleo familiare, ma i miei nonni, i miei zii, le mie cuginette. E poi ovviamente il mio posto sicuro, vabbè, oltre alla mia casa, che quella non mi è mancata perché sono stata tantissimo in casa, la mia palestra. La mia adoratissima palestra, mi è mancata tantissimo. E chi mi dimentico? La mia normalità, guidare l'istruttore che mi dice: Giulia, metti la seconda, Giulia, non correre, Giulia, frena, Giulia, frizione, Giulia, non ti fa morire la macchina, Giulia, facciamo la retromarcia. Mamma mia, Giulia, il piede pesante, Giulia, guarda nello specchietto, ma metti la freccia, gira il volante. Questo mi è mancato tantissimo. Una cosa che poi mi dico, mamma mia, che ansia, ma non vedo l'ora di riprendere, non vedo l'ora di completare anche quest'altra cosa, cioè la patente, e di spuntare anche quest'altra cosa fatta. Mi manca proprio la normalità, mi manca proprio la normalità, questa è la cosa che più mi manca. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!